da Cocullo per la festa dei Serpari nel segno di San Domenico. La protezione civile, quando c'è da proteggere il territorio e dare sicurezza, c'è sempre. Se poi ci sono anche due ragazze, come in questo caso, che si chiamano Angela e Sabrina. Sabrina, tutto diventa ancora più splendido. Di dove siete? Celano. Celano. Da Celano sicuramente avete già vissuto questa scena, questa festa splendida, più anni? Sì, sì, è bellissima. La prima serpe non si scorda mai, ti ricordi la prima volta che ci sei venuta? Sì, mi faceva un po' impressione, però poi piano piano ci siamo adattati, dai. E anche nel tuo caso te la ricordi la prima volta? Sì, sì, uguale. Sì. Abbiamo un po' paura, però va bene. No, mo' è passata la paura. Dicevi? Mo' è passata la paura, perché sono sempre figli di Dio, quindi... Ah, oh, che bella immagine nel segno di San Domenico. Senti, e un serpente intorno al collo te lo sei messo? Sì, proprio un'oretta fa. La prima volta nella tua storia? Sì. Vabbè, è bello però. Comunque è sempre una sensazione bella, perché sono cose nuove. E tu ci hai provato? Sì, sì, come no, insieme a lei. E allora, senti, diciamo innanzitutto, visto che venite da Celano, inseriamo un venite a Celano perché? Perché è una bella città e si sta bene comunque, sono tutti cordiali e gentili, accogliamo tutti insomma. Non potete mancare e per concludere venite a Cocullo a vedere questa festa perché? Perché comunque è un'esperienza nuova, è un'esperienza bellissima e comunque è sempre una festa religiosa insomma. E poi concludiamo sempre con un bel abbraccio, magari con un bel serpente. Infatti. Sicuramente. Soprattutto, giusto che oggi è la festa di San Domenico di Cocullo, ci stanno i serpenti. Evviva, grazie ragazzi, grazie.